professore, ma quando le ho soffiato dentro l'orecchio, cosa ha sentito? La brezza del Golfo di Napoli e l'odore dei limoni di Sorrento. Oh, professore, quando le ho soffiato io nell'orecchio? La discarica di acerba. No, non è giusto! Ho anche dei parenti dove ho trascorso delle giornate della mia infanzia. Quindi abbraccio Acerra, che mi ricorda un sacco di cose del passato. E che cosa è accaduto? È accaduto che Fischetti, nella puntata del 13 maggio, a un certo punto ha fatto una battuta un po' infelice proprio su questa cittadina in provincia di Napoli. La vogliamo sentire? Dai! Professore, ma quando le ho soffiato dentro l'orecchio, cosa ha sentito? La brezza del Golfo di Napoli e l'odore dei limoni di Sorrento. Oh, professore, quando le ho soffiato io nell'orecchio? La discarica di acerba. No, non è giusto! Allora, devo dire la mia. Chiaramente per Acerra è una cosa brutta, come quando in televisione sentiamo parlare male di Scampia o di Napoli in una certa maniera, no? Con un certo logico comunismo, no? Con certi luoghi comuni. Per quanto riguarda Enzo, ma tra un po' lo avremo al telefono, può capitare, i comici, guardate, sono una razza straordinaria, ma sono anche dei bastardi, perché pur di fare una battuta e strappare una risata sarebbero capaci alcuni di passare veramente sul cadavere della fidanzata. Non voglio dire della mamma, perché la mamma è sempre mamma, però. Abbiamo al telefono però il sindaco Raffaele Lettieri di Acerra. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, una Acerra incazzata nera con uno dei programmi più visti della stagione televisiva in corso. Oddio, incazzata nera. È una, possiamo dire che è una Acerra che guarda evidentemente male in sud e quindi apprezza anche quella trasmissione. Però certamente una città che ha tante sofferenze rispetto a tante tematiche, ma comunque sta lavorando per uscire da queste sofferenze e per migliorarsi, soprattutto per tante cose che abbiamo fatto, e quindi quando si vede giustamente, diciamo anche a mo' di battuta, va denigrata rispetto a certe cose, soffre di più. Guardi sindaco, c'è da apprezzare l'orgoglio dei cittadini della sua Acerra, però noi dovremmo stare tutto il giorno veramente a protestare con tutti i mass media nazionali che sputtanano la Campania proprio come se fosse uno sport. Quindi io apprezzo molto questo moto, diciamo così, di orgoglio dei suoi cittadini, però senza, voglio dire, parlarne troppo, lei ha scritto una lettera a quelli di Medio in Sud, mi pare che una risposta non sia ancora arrivata, giusto? Sì. Ecco, e allora io voglio fare per lei di più, l'abbiamo già sentito poco fa, adesso chiamiamo Enzo Fischetti, il quale già poco fa nel corso di questo programma ha già subito chiesto scusa, ha detto guardate, probabilmente avete ragione, anzi avete ragione, l'autore che mi ha scritto questa battuta secondo me ha esagerato, quindi le voglio preannunciare che il comico in questione, tra l'altro che io conosco, persona per bene, sindaco, ha già chiesto subito scusa. Non pronto, assolutamente. Eccolo qua. Allora, pronto. Enzo Fischetti. Fischetti? Pronto. Sei tu Fischetti? Enzo? Sì, mi sentite? Noi sì, tu ci senti? Pronto? Ci senti? Sì, adesso sì. Oh, perdonami Fischetti. Allora, senti Enzo, ho già detto al sindaco di Acerra che persona tu sei, quanto sei attento alla tua terra, a certe cose. Te lo posso passare al telefono? Sì, grazie. Allora, ecco il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri. Sindaco, le presento Fischetti. Parlate buongiorno. Tra voi, vai. Buongiorno. Fischetti, come sta? Bene, tutto a posto, grazie. Io, come ho già detto prima, volevo veramente, umilmente chiedere scusa per la battuta che ho fatto a Made in Sud. Ovviamente non era mia intenzione né offendere Acerra né gli acerrani. Diciamo, la battuta era scritta copione e io devo dire la verità, l'errore mio è stato quello ingenuamente poi di farla, insomma, e di non farla cambiare, però può capire il mio imbarazzo oggi, insomma. Allora io veramente sono, le posso dire questo, sì. Io, lei può stare sereno perché i nostri cittadini guardano tutti quanti Made in Sud, perché evidente, per avvertirmi tutti quanti vuol dire che vi guardano tutti e vi guardo anche io e mia figlia, quindi da questo punto di vista
non c'è nessuna difficoltà. Dicevo prima che è una città che ha mille sofferenze e quindi proprio da questo punto di vista siamo i primi che siamo molto attenti su certe materie e combattiamo anche rispetto allo sversamento dei rifiuti, cose varie che c'è, e quindi tanti cittadini che invece hanno fatto bene la raccolta differenziata e tante altre cose hanno sofferto ancora di più quando praticamente si sono annoverate. Allora, siccome siete tutti e due molto simpatici, Enzo poi lo conosco dalla vita, io però ho dei tempi radiofonici. Sì. Allora, sì. Mi pare di aver fatto cosa buona questa mattina. Sì, io ti ringrazio. No, sì. Voglio solo aggiungere, sì, voglio solo aggiungere che gli autori, molti sì. autori di Made in Sud sono romani, ecco. Quindi non si rendono neanche conto praticamente della nostra realtà. Però quindi, secondo me questa cosa, Enzo, andrebbe discussa proprio con Nando Mormone, perché è come un po' il sindaco, l'assessore Donati a Napoli, che è arrivata da Modena, da Bologna, fa un piano traffico che non si confà con le esigenze della città. Quindi secondo me, a parte il fatto che tu non hai bisogno di autori, secondo me, però bisognerebbe valutare, no? L'ipotesi di far scrivere le cose da chi conosce bene la città, sei d'accordo, Enzo? Sì, sì, ma pensa che originalmente la battuta era semplicemente a terra, neanche la parola discarica. E io mi sono consultato con gli autori e ho detto: scusate, ma così offendiamo Acerra gratuitamente. E hanno aggiunto la parola discarica, che evidentemente non è servita, insomma. No, però anzi, guarda, cioè, ti conosci da 15 anni. Lo so, se posso intervenire, scusatemi. Sì. Io penso che l'equivoco si può chiudere qui, tranquillamente. Sindaco, e invito il dottor Fischetti ad Acerra insieme a chi vuole lui per fare un giro, è ospite mio quando vuole venire. Ma infatti io a visitare la mia città. Allora facciamo una cosa, facciamo la sindaco, mo organizziamo noi dalla Radiazza questa venuta di Fischetti ad Acerra, va bene? Come preferite voi, io purché o abbia la possibilità di far girare insieme a me il dottor Fischetti per Acerra, farci un giro per la città insieme a chi vuole lui, va benissimo, Un abbraccio, Enzo, grandioso, grazie per aver partecipato, sindaco, grazie a lei, grazie tante. Grazie, continueremo ad allietarci con la vostra trasmissione. Ma grazie sindaco, saluto. A presto, grazie, allora un abbraccio ad Acerra, abbiamo chiarito tutto, sono contento, va, che oltretutto il paese di Pulcinella, bravo, giusto, dai, arriviamo in pubblicità con un po' di buona musica allegra.